Buongiorno, miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. La domanda di questo video è possibile guadagnare 1000 euro al mese in dividendi? La risposta è sì. La seconda domanda che potrebbe venirvi in mente è: questi 1000 euro mi potrebbero permettere di vivere di rendita? A questa domanda non posso rispondere perché questo in realtà dipende dal vostro stile di vita. Magari per qualcuno potrebbero essere sufficienti, che ne so, un single che abita da solo in una casa di proprietà, probabilmente un'altra persona che ha mutuo, affitto, o magari una famiglia alle spalle da mantenere, ovviamente 1000 euro non potrebbero essere sufficienti per vivere di rendita, ma immagino che siano comunque un'ottima integrazione allo stipendio per poter coprire magari delle spese vive o per poter togliersi qualche sfizio, o comunque magari per avere alcune certezze in più. Ottenere 1000 euro al mese in dividendi, ma anche un importo differente, equivale quindi ad avere una rendita passiva. 1000 euro al mese vogliono dire ovviamente 12.000 euro all'anno, e chiaramente non è questo uno schema rapido per arricchirsi, ma è un investimento nella crescita dei dividendi, proprio la strada che sto percorrendo anch'io e che voglio condividere attraverso il mio canale YouTube a mo' di diario di viaggio. Poi chiaramente ognuno potrà decidere o meno se è il proprio investimento ideale per raggiungere i propri obiettivi. Chiaramente intraprendere la strada dei dividendi, del dividend growth investing, ovvero dell'investimento in crescita dei dividendi, non è una strada semplice perché spesso l'obiettivo dei giovani risparmiatori è quello di diventare ricchi in brevissimo tempo. Ebbene, tramite i dividendi questo non è assolutamente possibile. Io preferisco una strada più sana, più tranquilla e orientata a lungo termine. Spesso infatti chi cerca grandi guadagni in poco tempo è destinato a bruciare i propri risparmi. Invece vedo che proprio per esperienza personale un investimento in dividendi mi sta dando risultati crescenti nel tempo che mi danno soddisfazione, sostenibili, che ovviamente però comportano anche alcuni sacrifici, perché se voglio continuare a investire devo rinunciare magari a piccole spese personali. Al momento sono circa, diciamo, 18 anni che investo, ma che ho seguito la strada del dividend growth investing sono circa 10 anni e da zero sono arrivato ad avere un flusso mensile netto di dividendi di circa 600-650 euro al mese. A questi aggiungiamo dall'anno scorso anche un'entrata molto variabile di opzioni, di premi su vendita opzioni put. Ma questo è un discorso secondario, oggi parliamo esclusivamente di dividendi. Ma quanti soldi servono per ricevere 1000 euro in dividendi? Beh, questo lo andiamo a vedere gradatamente facendo alcuni esempi. Chiaramente non prendo in considerazione il mio portafoglio, ma facciamo alcuni esempi abbastanza generici. Per comodità di calcolo, proviamo a fare degli esempi senza tasse. Quindi poi chiaramente dovrete toglierci il 26% nel qual caso investiate in ETF o in azioni italiane, il 26% più la tassazione paese nel qual caso investiate in azioni estere, o magari il 12,50 se investiti in titoli di Stato italiano o comunque in titoli di Stato in white list. Viene da sé che per avere 1000 euro in dividendi al mese, ovvero 12.000 euro all'anno, occorre investire almeno 100.000 euro nel qual caso io abbia un rendimento da dividendi del 12%. Chiaramente per avere un rendimento da dividendi così elevato mi devo prendere dei rischi anche notevoli. Avere un 12% medio non è impossibile, ma chiaramente mi devo esporre a REITs, ad alti dividendi, a magari BDC o ancora aziende del settore energetico. Però chiaramente
occorre fare una selezione molto molto accurata, e direi che il 12% è veramente qualcosa di molto rischioso e difficilmente sostenibile. Se io avessi un capitale doppio, ovvero di 200.000 euro, invece mi sarebbe sufficiente un 6%. In questo caso, diciamo un risultato sempre difficile ma decisamente più abbordabile, perché oltre ad aziende che ho nominato in precedenza, potremmo andare a inserire anche azioni o ETF obbligazionari ad alto rendimento un pochino più famose, magari degli ETF o dei fondi high yield sulle obbligazioni, le cosiddette junk bond. Oppure potremmo inserire azioni del settore del tabacco come Altria, che magari paga dividendi superiori al 6%. O ancora aziende del settore MLP, magari delle telecomunicazioni, quelle del tabacco, come altre che abbiamo detto prima, o anche alcune aziende finanziarie, magari alcune banche che hanno dividendi elevati. Non trascuriamo infine anche alcune assicurazioni che chiaramente distribuiscono dividendi veramente importanti, ad esempio Unipol o anche Generali, tanto per restare in Italia. Per avere 1.000 euro al mese lordi, sottolineiamo lordi, invece con un capitale di 400.000 euro sarebbe sufficiente avere un rendimento del 3% lordo, qualcosa di decisamente, decisamente più abbordabile. In questo caso avere un 3% di rendimento è abbastanza semplice, soprattutto anche in seguito ai cali di mercato che abbiamo visto adesso. Tante azioni ormai hanno un dividend yield superiore al 3% e anche, ad esempio, i BTP, i titoli di Stato, hanno iniziato ad avere rendimenti superiori al 3%, magari con scadenze non eccessivamente lunghe. Voi mi direte, Lorenzo, ma stiamo parlando di capitali veramente elevatissimi, 200-400 mila euro. Com'è possibile raggiungere capitali così alti da poter investire? La risposta potrà sembrare sciocca, ma è la più banale che ci possa essere. Un passo alla volta, ragazzi. Almeno questa è la mia esperienza, a meno che uno non abbia un'eredità, una vincita da poter investire immediatamente, il passo da fare è quello di costruire il portafoglio un pochino alla volta. Almeno quello è quello che sto facendo io. Infatti, come ho detto all'inizio, sono 10 anni che sto costruendo gradatamente il mio portafoglio attraverso i risparmi dello stipendio, attraverso i dividendi che sto costantemente reinvestendo. D'altronde, se pensiamo a tutte le cose che facciamo, difficilmente nascono direttamente e in maniera immediata. Se voglio costruire una casa, non è che compro un prefabbricato già pronto, semplicemente la casa viene costruita mattone per mattone, poi vengono messe le finestre, le porte, vengono fatti gli interni. Allo stesso modo il portafoglio viene costruito un pochino alla volta. Non esiste volere tutto subito, si rischia veramente di bruciarsi, quindi facciamo molta attenzione. Un altro consiglio che però posso darvi per quanto riguarda la crescita di dividendi è il seguente. In precedenza ho detto che per continuare a investire e a aumentare il proprio portafoglio è sicuramente indispensabile risparmiare, quindi avere uno stipendio, un'entrata, un compenso se siete lavoratori autonomi e una parte di questo metterlo da parte e investirlo. Ok, poi posso anche reinvestire i dividendi e questo mi aiuterà ad aumentare gradatamente il capitale investito e di conseguenza anche i dividendi. Ma un passaggio secondo me fondamentale è anche quello di selezionare aziende, se investite in azioni, che abbiano la capacità di aumentare i dividendi nel tempo. Quindi le cosiddette dividend aristocrats, dividend kings, secondo me ricalcano proprio questo obiettivo. Quindi quello di avere, in ogni caso, anche se io non dovessi o se non potessi aumentare i miei risparmi e i miei investimenti, ci penseranno semplicemente le aziende nelle quali ho investito ad aumentare i dividendi. E direi che questo è un ottimo vantaggio, magari in quei periodi difficili, perché purtroppo ci possono essere, in cui non riesco a mettere da parte
nulla e a fare nuovi acquisti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Chiaramente, lo dico sempre, non si tratta di consigli di investimento. Voglio condividere in maniera molto pacata il mio personale punto di vista e la strada che sto veramente perseguendo. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un like e con un commento al video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!